vorrei autoimpormi di essere molto pragmatico e sintetico. Credo che nella globalità della partita, negli sforzi difensivi, che sicuramente dovremmo analizzare per evitare quei due errori, perché di due si parlano in una partita finita come è finita, dovremmo avere la forza mentale di tenere assolutamente stretto nel nostro prossimo appuntamento, nella valigia della prossima partita. Dobbiamo tenere dentro le cose positive, le andremo a valutare, e dovremo solo buttare fuori dalla partita e dalla valigia stessa due o tre cose che alla fine, intendo errori, poi ci sono costati e sono stati sanguinosi e che possiamo abbondantemente evitare. Voglio dire, tenere stretto il canovaccio, tenere forte quello che è stato fatto a livello di difensivo in larga misura e per buona parte delle scelte, e soprattutto non solo delle scelte ma anche di quello che hanno fatto i giocatori, e cancellare, togliere dalla partita quei due o tre errori assolutamente evitabili, che poi possono contare tanto sulla partita. Faccio i complimenti, questo lo mettete come primo punto voi che siete bravi, io invece non lo sono. Faccio i complimenti a Siena perché ha giocato una partita di grande solidità. Ritengo altrettanto che la Virtus abbia fatto una partita solida, e se riuscissimo a togliere, ripeto, tre episodi in attacco, tre episodi in difesa, probabilmente parleremo di un'altra partita, probabilmente, ma ormai non conta, la partita è finita, 1-0 per Siena, e adesso sta a noi avere l'analisi, per giocare degli attacchi un po' più presenti su delle situazioni che Siena ci ha proposto questa sera e che, proponendoci tra 48 ore, dovremmo essere noi più bravi guardandole, ad analizzarle e andarle a cambiare per essere più performanti, più incisive, più efficienti. Usciamo da questa partita, credo, con tre cose in attacco e con tre cose in difesa da sistemare. Usciamo da questa partita con l'idea di avere però la trave portante della serie, voglio dire, centrata, e adesso bisogna andare a giocare proprio per limare quegli tre punti attacco-difesa, sia in attacco sia in difesa intendo, per porci alla prossima palla 2. Sarà molto importante da parte nostra avere la lucidità di resettarla come partita dal punto di vista del punteggio, è una serie lunga, la capacità di analizzarla e di condividere tutti insieme quali sono i tre punti in attacco e i tre punti in difesa su cui mettere l'attenzione e da evitare. È un passaggio fondamentale da parte nostra avere questa forza mentale di resettare da una parte, analizzare ed avere le idee più chiare da mettere dentro il campo per la palla 2 tra 48 ore.